Vediamo adesso i vari tipi di dati che possiamo utilizzare quando andiamo a creare una tabella. Mettiamo un nome qualsiasi, per esempio codice, quindi abbiamo detto che è codice di tipo testo. Quanto riguarda il testo, vado a determinare la dimensione. Poi, se deve essere una chiave primaria, vado a fare così. Poi, mettiamo una data. Data nascita. Data nascita ha un campo ben preciso che è data ora. Quindi, quando i campi sono di tipo data, vado a determinare data ora. Giù non devo fare nulla, lascio tutto così e ho finito. Per quanto riguarda i numeri, numero vani, andiamo a determinare il tipo numerico e per il momento abbiamo intero lungo. Se guardiamo qui ci sono una serie di elementi. Abbiamo intero lungo, precisione singola, doppia. Sappiate che intero lungo si usano quando abbiamo dei numeri senza virgola. Precisione singola e precisione doppia quando abbiamo i numeri con la virgola. Se non specificato diversamente, utilizzate direttamente intero lungo e ci togliamo il pensiero. Infine, vediamo questo tipo di dato. Diplomato che può essere sì o no, vero o falso. Nell'access il tipo di dato è sì o no e i suoi valori sono vero o falso. Andiamo a salvare questa tabella che chiameremo prova e se adesso andiamo ad aprire prova otteniamo questo. Codice, vabbè, era un tipo alfanumerico per cui numeri e lettere. Per la data posso utilizzare questo oggettino oppure scrivere manualmente. E vorrei farvi notare una cosa, se qui scrivo 13 e provo a spostarmi, lui mi ha cambiato la data in modalità americana. Se invece io qua faccio 30, 30, insomma, è una data non utilizzabile, mi dice il valore immesso non corrisponde al tipo di data, per cui il tipo di dato, di data, mi serve anche per stabilire cosa posso effettivamente inserire all'interno. Questo era un numerico, proviamo a scrivere così e vediamo che succede. Ancora una volta mi dice che non posso inserire delle lettere perché questo è un numero, quindi facciamo 5 e qui abbiamo, questo era vero o falso. La spunta dice sì, vero, senza spunta è no. Ok.